Che cosa sono dunque i modelli in idrologia? Certamente modelli significa tante cose e quello che facciamo nella prima ora di lezione è andare a vedere che cosa sono i modelli. Una lezione forse potrebbe sembrare noiosa se per chi almeno non è così interessato alla filosofia, ma che in realtà, se si sta un po' più attenti, va a definire i modelli in modo molto generale e fa vedere che alla fine le problematiche che si trovano nei modelli idrologici sono comuni a tutta la scienza. In particolare, i modelli idrologici sono delle rappresentazioni della realtà, ma la realtà stessa noi la percepiamo attraverso misure e dati. Dati che possono venire anche dalla nostra percezione della realtà medesima. Queste misure e dati sono tradotti in schemi concettuali, che talvolta si possono anche chiamare teorie, ma e spesso questi schemi concettuali hanno anche delle rappresentazioni formali. E queste rappresentazioni formali sono appunto i nostri modelli. Formale significa in un linguaggio strutturato, formale, che ha delle regole e queste re le regole per noi sono la matematica. Ben inteso, è una matematica in continua evoluzione perché la matematica di Galileo, per esempio la matematica di Pitagora, non è la matematica che noi usiamo oggi. E neppure la matematica che useranno i nostri figli sarà esattamente quella che usiamo noi. Quindi la matematica stessa è un concetto che evolve nel corso del tempo e ci serve a costruire modelli. La discussione quindi è su che cosa facciamo esattamente quando andiamo a costruire gli schemi concettuali, per esempio. Esistono, diciamo, due scuole di pensiero. Una che comunque esistono varie scuole di pensiero, non due scuole di pensiero su questi temi. La filosofia li ha indagati da grandissimo tempo, sono ancora legati alla filosofia della scienza, però tuttavia né gli scienziati né i filosofi alla fine sanno definire esattamente cosa sono i modelli. Certamente ne sappiamo elencare tanti. E alla fine ci troveremo a dover elencare alcuni modelli. Nel caso dell'idrologia, i nostri modelli si inseriscono nella grande classe dei modelli, se vogliamo, galileiani, ma anche nello stesso tempo aristotelici, come vedremo. Cioè, queste sono aristotelici. Come vediamo, sia Galileo che Aristotele in qualche modo semplificano la realtà, la liberano da elementi che sono inutili ai fini del modello, ne colgono gli elementi essenziali e sono questi elementi essenziali che sono modellati. Nel nostro caso particolare, poiché l'idrologia è una scienza fisica, noi abbiamo a che fare con dei dati misurati. E in particolare la misura ha un ruolo centrale nei nostri modelli. Noi costruiamo dei modelli sui dati misurati. E prima ancora i dati misurati, purtroppo noi osserviamo che sono pieni di rumore e di variabilità.
Quindi all'inizio dobbiamo anche avere dei modelli di dati. Questi in realtà li abbiamo già visti quando abbiamo fatto dei modelli statistici con cui abbiamo interpolato, abbiamo pensato di interpolare per esempio i campi di precipitazione o i campi di temperatura, cosa che ancora non abbiamo fatto. Su questi modelli dei dati costruiamo poi i nostri modelli matematici. Nello specifico, i nostri modelli matematici, i nostri modelli idrologici si possono suddividere su un diagramma che contiene tradizionalmente due assi. Uno è l'asse dello spazio, cioè qual è la granularità spaziale con i quali questi modelli vengono descritti, se sono modelli zero dimensionali, cioè in un punto, se sono modelli unidimensionali, due dimensionali, discreti, e poi vedremo anche, andremo a colmare le informazioni che ci mancano. E le altre sono è la complessità dei modelli, complessità che ha una definizione anch'essa non banale e di cui andremo a parlare. I modelli, l'idrologia, i nostri modelli staranno qui. L'idrologia in particolare è considerata una scienza fisica, quindi la base della nostra costruzione dei modelli sono i principi di conservazione di massa ed energia. Tuttavia, questi principi di conservazione di massa e energia da soli non bastano per spiegare tutta la fenomenologia che si osserva, specialmente perché l'idrologia ha a che fare, per esempio, con gli ecosistemi. E questi ecosistemi sono costituiti da sistemi viventi, quindi che possono reagire in modo non banale, e la cui meccanica, se possiamo usare questa parola, non è ancora stata disvelata. Anche se certamente questi ecosistemi agiscono nell'ambito delle equazioni e delle forze della fisica, ma costruiscono dei sistemi più complessi sulla base delle leggi fondamentali che non abbiamo ancora imparato, come dire, a dominare, a descrivere matematicamente, a comprendere appunto nella loro complessità. Tra i vari modelli che noi possiamo andare a scegliere, questa è la seconda parte della lezione, abbiamo un particolare insieme di modelli che si chiamano modelli a parametri concentrati, in inglese spesso lumped models, che non sono i più complicati che si possono immaginare, ma che in qualche modo intervengono e dominano il panorama attuale dei modelli nell'ambito dell'idrologia dei catchments, dei bacini fluviali. Questi modelli hanno una caratteristica fondamentale. Sono descritti da equazioni differenziali ordinarie. Equazioni differenziali ordinarie con alcune caratteristiche che andremo a descrivere. In particolare ne esiste una miriade di uno zoo di modelli. Tante potremmo costruire delle tabelle, una tassonomia dei modelli. Allora dobbiamo capire come e quali di questi modelli, in particolare di questi che sono basati sulle equazioni differenziali ordinarie, dobbiamo scegliere.
E perché lo dobbiamo scegliere? Abbiamo 4-5 principi che ci guidano nella scelta, nella comparazione dei modelli, nella categorizzazione dei modelli e questi li andremo ad illustrare. Poiché si tratta di equazioni differenziali ordinarie, queste costituiscono dei sistemi dinamici. E questa è la terza parte della lezione di oggi. Come sono fatti questi sistemi dinamici e come si possono rappresentare? In particolare, noi andremo a definire un sistema grafico semplice in cui le equazioni differenziali ordinarie si possono rappresentare. E dal sistema grafico andremo a derivare delle equazioni. Detto questo, saremo pronti anche per analizzare i nostri sistemi e costruire delle equazioni. In particolare, noi andremo ad usare un insieme di modelli che si chiama GeoFrame. Questo non è un modello, ma sono tanti submodelli che si possono mettere insieme e far funzionare insieme. Si possono cambiare i pezzi, sostituirne, prendere un pezzo, sostituirlo con un altro che fa la stessa funzione, ma in modo diverso, per esempio. Questo consente una certa flessibilità. E consente anche di applicare una parte di analisi che è l'adattamento dei modelli pur all'interno della categoria delle equazioni differenziali ordinarie, di andare a separare delle selezioni, per esempio, sulla struttura di questi modelli che si vengono a generare. Quindi ci sono alcune lezioni che si possono portare a casa. La prima è che i modelli cosiddetti fisici, cioè basati sulla fisica, conservano la massa e l'energia. Le leggi di flusso che trasportano massa, energia, quantità di moto insieme, leggi di flusso, sono assegnate in modo diverso alle diverse scale. Non esiste un modello che va bene per tutto. E la scelta dei modelli in qualche modo dipende anche dagli scopi che ci proponiamo. Dipende dall'uso che ne vogliamo fare.